Quest'anno abbiamo avuto una consistente epidemia di influenza, almeno dagli 8 ai 10 milioni di italiani ammalati. Di questi almeno 100.000 sono andati in ospedale e purtroppo dobbiamo stimare una quota importante di decessi. La campagna di vaccinazione è partita in ritardo. Quanto ha pesato il ritiro dei vaccini a ottobre? Purtroppo abbiamo avuto proprio all'inizio della campagna due episodi, per quanto finti o falsi, che hanno influenzato negativamente la campagna. E devo dire, probabilmente non abbiamo raggiunto nemmeno 12 milioni di persone sulle 27 milioni che dovevamo vaccinare. Rispetto agli anni passati c'è stato un calo del 5% degli anziani che sono andati a vaccinarsi. Sicuramente sono la categoria più a rischio. Di fatto si sono vaccinati almeno 7 su 10 per quello che ci riguarda, però oltre all'anziano classico, quello che ha superato i 65 anni, noi riteniamo sia stato, è molto importante che si vaccini chiunque abbia superato i 60 anni. Ci sono controindicazioni? No, sostanzialmente il vaccino antinfluenzale è tra i più sicuri vaccini in assoluto.